viene compartito con tutti. Ed è stato proprio questo anche il, diciamo, il nostro motto nel portare avanti queste azioni di cooperazione e collaborazione, che hanno messo non solo, sì, certo, attività scientifiche, ma soprattutto volte alla formazione del personale locale, quindi all'implementazione poi anche della loro formazione. Un passo cruciale si ha nel 1986, un agreement ufficiale tra l'Università di Firenze, dal professore Alessandro Bartoloni, qui vedete in foto, e il Ministero della Salute boliviano. All'Università di Firenze poi si sono aggiunte varie altre istituzioni, come appunto l'Università Sapienza, l'Università di Siena, l'Università di Catania, di Pisa, e poi anche altre organizzazioni internazionali. Chiaramente tutte quante queste attività di cooperazione e collaborazione hanno un costo, e quindi noi diciamo applichiamo per ottenere fondi da varie istituzioni, come sicuramente la Regione Toscana diciamo, sovvenziona buona parte di queste ricerche, abbiamo ottenuto dei fondi anche dall'Università Sapienza, nonché da organizzazioni umanitarie e ecclesiastiche ovviamente. In questi 30-35 anni diciamo, ci siamo occupati di tantissimi argomenti, abbiamo una pletora di linee di ricerca che sono state portate avanti, che vanno dall'epidemiologia chiaramente delle malattie infettive, sorveglianza delle resistenze antibatteriche nell'aria, l'epilessia, programmi di vaccinazione, sono stati portati avanti programmi di vaccinazione per il morbillo, programmi di screening per l'HPV nelle donne, programmi WASH e così via. Quindi veramente tante attività che sono state riassunte in questo volume durante questa giornata che si è svolta a Firenze più di 10 anni fa, che vedeva allora appunto, era un po' il punto dei 25 anni di collaborazione, in cui sono state riportate tutte le attività svolte in questi anni. E in particolare molto importante è stata la creazione proprio di questi laboratori del Chaco boliviano, ovvero la cooperazione si è occupata di implementare dei piccoli laboratori siti negli ospedali locali, quindi sia diciamo, fornendo delle attrezzature come microscopio, centrifuga, e sia anche ci siamo occupati anche del training, chiaramente, come vi dicevo, degli operatori sanitari locali, in modo che loro fossero autonomi sia per quanto riguarda la diagnosi che la gestione poi delle malattie infettive, incluse quelle di origine parassitaria. Questi siamo noi, i parassitologi del gruppo, Alessandro Bartoloni, ovviamente la mia mentore e maestra Gabriella Cancrini, che mi ha qui devo questa bellissima eredità e che ringrazierò, non finirò mai di ringraziare. E poi ci siamo aggiunti noi, diciamo, la seconda generazione, quindi prima Fabio e poi io, che inizialmente diciamo, prendevo parte solo da remoto, attività di laboratorio, come facevo il tavolo di laboratorio, ma Fabio mi ha spronato anche a venire a fare attività di campo, e non finirò anche lui mai di ringraziarlo per avermi appunto convinto. Negli anni ci siamo occupati di diverse parassitosi, di filariosi, di babesiosi, chiaramente del legame tra epilessia, cisti cercosi e toxocarosi, malattia di Chagas e parassiti intestinali. Proprio sulla malattia di Chagas presentiamo sempre in questo congresso un poster sulla sieroprevalenza per trimanosoma cruzi nei bambini di età scolare. In particolare in questo talk vi parlerò delle elmintosi intestinali, che è un tema a cui abbiamo dedicato tanto tempo e tante ricerche. Le elmintosi intestinali sono malattie, diciamo, neglette legate alla povertà, perché appunto in aree più povere si presentano tutti i fattori di rischio delle elmintosi intestinali, ovvero l'assenza di acqua potabile, la defecalizzazione ambientale, la simpatria tra uomini e animali e anche la mancanza, diciamo, di un'educazione sanitaria corretta, che porta quindi a facilitare la trasmissione di queste parassitosi. Le parassitosi intestinali diciamo, impattano notevolmente sullo sviluppo cognitivo dei bambini e anche sulle loro performance scolastiche, perché possono determinare anemia. Ovviamente in Bolivia si presentano tutti questi fattori di rischio, infatti è uno dei paesi, insomma, tra altri paesi al centro dell'area equatoriale, o area più tropicale, fortemente interessati da queste parassitosi. Per quanto riguarda il controllo delle parassitosi intestinali, ci sono dei protocolli dell'OMS che prevedono per esempio la chemioterapia preventiva o programmi WASH, quindi per WASH l'acronimo di Water Sanitation Hygiene,
oppure i programmi di incrementazione delle calzature. E effettivamente sembrano quelli più promettenti l'unione dei programmi WASH con quelli di chemioterapia preventiva. La chemioterapia preventiva prevede la somministrazione del farmaco antielmintico a partire già nei bambini piccolissimi, nonché nei bambini da scolare e nelle donne in gravidanza, che sono un po' considerati i soggetti più a rischio, con dosi ovviamente differenti a seconda del soggetto. Somministrazione periodica del farmaco, che poi viene scalata man mano che la prevalenza nell'area diminuisce, quindi quando abbiamo una prevalenza bassa, prossima allo zero, la chemioterapia preventiva viene interrotta. Questa era una situazione che ci siamo trovati nell'89, quindi i primi studi di Gabriella e di Alessandro vedevano quindi un'elevata prevalenza degli ancirostomatiti, degli ascaridi e di triguris in diverse comunità. Qui riportiamo Giardia come inteso come protozoo patogeno, quindi avevamo una importante prevalenza degli elementi e anche dei protozoi. Questa in varie comunità che sono state esagiate in quel periodo. E ancora più interessante è il dato sui bambini, perché qui vediamo un dato su bambini tra i 2 e i 9 anni, una elevata prevalenza soprattutto degli uterini, soprattutto quanti i danni a loro associati. Quindi a questo punto nel 1986 il Ministero della Salute Boliviana ha sviluppato un programma di controllo delle parassitosi intestinali basato sulla cremioterapia preventiva con mebendazolo. E quindi durante gli anni la cooperazione di cosa si è occupata? Proprio di valutare se effettivamente di monitorare questo programma venisse effettuato correttamente, cioè che la chemioterapia preventiva venisse data correttamente a tutte quante le fasce di età considerate a rischio. E in effetti dopo anni di trattamento abbiamo osservato questa situazione molto completamente diversa, cioè bassissimi valori di prevalenza per quanto riguarda gli adulti. Quelli che però, questo sempre nei bambini, quello che però rimane è alta è la prevalenza relativa ai prodotti intestinali, quindi la dimostrazione che sì, effettivamente la chemioterapia preventiva funziona, ma i fattori di rischio permangono e quindi le persone comunque si infettano con parassiti a trasmissione fecale-orale. Questo è il dato ripetuto anche negli adulti, quindi troviamo di nuovo basse prevalenze per quanto riguarda gli adulti e alte prevalenze per quanto riguarda i protozoi. Quindi, data questa bassa prevalenza delle elementosi intestinali, il Ministero della Salute Boliviana ha deciso di attivare un programma di riduzione o proprio interruzione della somministrazione della chemioterapia preventiva per il controllo delle parassitosi intestinali. E a questo punto abbiamo attivato un altro progetto di ricerca, un altro progetto di collaborazione che prevede quindi il monitoraggio post interruzione della chemioterapia preventiva. E questo programma che è stato attivato a Villa Montes nel 2016, quindi Alessandro Bartoloni, quindi prevede il controllo in alcune scuole considerate siti sentinella, quindi il monitoraggio della prevalenza degli elementi intestinali dopo l'interruzione del trattamento. Ok, quindi interrompiamo il trattamento, vediamo che cosa succede. Lo vediamo in 5 anni. In 5 anni, in 9 siti sentinella, 9 scuole considerate siti sentinella, scuole più o meno rurali, parliamo sempre di contesti abbastanza rurali, ma alcune un pochino meno. E in questo progetto il progetto prevede il coinvolgimento almeno di 50 bambini per sito dagli 8 agli 11 anni, ed è un progetto che si svolge in 5 anni. Noi ora abbiamo il risultato chiaramente dei primi 4 anni, mentre invece lo scorso anno chiaramente a causa della pandemia non abbiamo potuto effettuare il monitoraggio, il funzionamento. Questo è un esempio di come vengono scelte le comunità, basandosi sulla letteratura locale, quindi sono queste mappe delle comunità rurali, e abbiamo scelto diversi tecnici epidemiologici. E questa è un po' la nostra giornata tipo, cioè il giorno del campionamento i bambini tornano a casa con una
con un foglietto che indica che c'era la mamma, diciamo, il programma, il foglietto è scritto anche in latino, perché come ripeto, le varie etnie non parlano quasi tutti, non parlano tutti in castigliano, quindi in spagnolo, per cui questo foglietto viene un po' portato a casa dal bambino, la mamma è poi contento e formato, no? È d'accordo o meno nel aderire a questo tipo di progetto, e poi il giorno dopo, diciamo, si va nella scuola supportati dai ragazzi della Decomità, quindi della scuola di Tarcisio, i ragazzi che spiegano con un linguaggio sia locale sia anche con materiale molto grafico per i bambini che gli interessa, e poi entrano chiaramente in empatia con loro perché sono anche loro guaraní, gli presentano il programma e poi, diciamo, noi ci approcciamo su una scrivania ad aspettare che loro seriamente, in un modo abbastanza contestoriano, decidano di venire da noi per l'arruolamento. L'arruolamento prevede chiaramente l'intervista, quindi sui loro dati demografici, dati socio-economici e anche sulle varie igieniche personali, se hanno le unghie, se hanno le unghie, eccetera, eccetera. E poi, diciamo, prendiamo per ogni bambino viene pesato, viene presa l'altezza e l'emoglobina. Nel momento in cui viene misurata l'emoglobina, una goccina di sangue viene anche assorbita sul carta da filtro, e che poi queste carte da filtro, diciamo, le riportiamo in Italia per gli studi serologici molecolari, che purtroppo i laboratori del CIAVO, anche se li abbiamo poi sperimentati, non c'è la possibilità in questi laboratori di fare gli studi molecolari e serologici. Quindi i bambini, diciamo, tornano a casa con una bustina nera dove poter mettere le feci, quindi una bustina schermata in modo che non si vergognino poi a portare le feci, e dopo il pranzo, diciamo, sono molto produttivi, tornano con la loro bustina tutti contenti, ci danno un tappeto di feci, tutti contenti perché nel momento in cui loro consegnano il campione, noi gli diamo un piccolo incentivo, che può essere una matita, una gomma, un colore e così via. L'anno scorso abbiamo distribuito gli spazzolini da denti, pregando insomma, di lavarli con un'acqua che non è pulita, perché altrimenti ritorniamo con le prevalenze artistiche. Quindi, fatto questo, noi torniamo in laboratorio carichissimi di campioni e in un paio di giorni, diciamo, effettuiamo le analisi parassitologiche e poi comunichiamo i risultati alle autorità sanitarie locali che procedono poi con il trattamento. Ecco, questi sono i risultati, come ho detto, ovviamente parziali, perché manca ancora un anno di monitoraggio, però comunque sono abbastanza rassicuranti, perché abbiamo ancora una prevalenza di limite intestinale abbastanza bassa, abbastanza sotto controllo, anche se l'ultimo anno avevamo osservato, nel 2019, un lieve aumento degli astabili, però insomma ancora la situazione è molto sotto controllo. Quello che rimane alta è invece la prevalenza, chiaramente, dei protozoi e anche di Neonelia Snana, a dimostrazione della comunque trasmissione interumana tra bambini, quindi comunque i fattori di rischio persistono, e per cui chiaramente queste azioni di chemioterapia preventiva devono essere supportate anche da azioni WASH che sono, diciamo, state avviate anche nell'area, però sono ancora un pochino all'inizio. Infatti nell'ultimo viaggio che abbiamo fatto a settembre è stato fatto anche un corso in uno degli ospedali sul lavaggio delle mani e in un'altra comunità, insomma, è stata una grande festa perché è stato appunto inaugurato un rubinetto d'acqua potabile. Quindi anche un pochino di azioni WASH si stanno portando avanti, però insomma siamo ancora un po' indietro, e tant'è che infatti questo è dimostrato dalla elevata prevalenza ancora dei protozoi intestinali che osserviamo in queste comunità. Scusate, mancavo un pezzo. E nel nostro, diciamo, progetto, quello del 2016 di Via Montes, era previsto poi, appunto, come sempre, questo trasferimento di conoscenze, era previsto un corso sul caso CAPS da realizzare all'interno di questo progetto, e io mi sono inserita, diciamo, in questa linea di azione con un progetto poi supportato dall'Università di Sapienza, che ogni anno, diciamo, bandisce dei progetti, dei bandi per progetti di cooperazione internazionale con l'Università di Paesi di Sviluppo, e questo programma, che chiaramente il progetto PIR Regione Toscana, grazie a questi fondi, diciamo, abbiamo potuto realizzare un corso sul caso CAPS nell'area di Cochabamba, un corso volto agli operatori sanitari locali su questa tecnica. Quindi abbiamo loro trasferito il nostro protocollo di studio, così come l'abbiamo fatto vedere, cioè 50 bambini per ogni scuola, eccetera, eccetera,
e poi lo screening, in modo da poterci allineare con loro anche per quanto riguarda il campionamento anche in altre aree, perché ora noi conosciamo bene l'area del Chaco, però poi non conosciamo le altre aree, da Bolivia, Bolivia è un paese immenso. E qui abbiamo i nostri studenti tutti contenti della loro certificazione, in particolare questo, questo ragazzo, questo signore che poi è il direttore dell'ILASA di La Paz, che è una sorta di istituto superiore di sanità, ha diciamo, seguito diciamo, il nostro programma e in tutta autonomia ha effettuato da solo il campionamento nell'anno successivo e ha ottenuto anche dei dati molto interessanti che abbiamo appunto pubblicato proprio la scorsa settimana. Quindi in un'area completamente diversa dalla nostra, perché noi finora abbiamo lavorato, diciamo, qui in quest'area di Santa Cruz, e lui invece ha lavorato nell'area, ha effettuato un monitoraggio nell'area della Paz, che è molto interessante perché qui invece non è stata effettuata, diciamo, sistematicamente la cardioterapia preventiva come abbiamo fatto nell'area di Santa Cruz, e in effetti questo si vede dai risultati che abbiamo ottenuto in questo lavoro, cioè nell'area della Paz, dove non c'è stata cardioterapia preventiva negli anni, osserviamo di nuovo valori elevati di prevalenza per quanto riguarda gli alimenti intestinali, nonché chiaramente ovviamente dei protozoi. Fattori di rischio anche in questo lavoro, sempre gli stessi: mancato accesso all'acqua potabile, mancato accesso alla sanificazione basilare, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo, diciamo, dei dati anche confrontabili con i nostri. Quali saranno le nostre azioni future? Chiaramente l'implementazione dei progetti WASH. Noi abbiamo anche avuto il finanziamento per un progetto di Sapienza per la formazione teorico pratica su artropodi vettori di interesse sanitario per gli studenti sempre della TICOVE CADU, soprattutto quelli che hanno il curriculum di salute ambientale, perché in effetti noi abbiamo lavorato tanto sulle parassitosi trasmesse da artropodi nell'aria, però non abbiamo poi una conoscenza della situazione entomologica nell'aria, perché non c'è la possibilità, poi non c'è stata la possibilità finora di fare raccolte di vettori. E quindi diciamo, il progetto finanziato Sapienza nel 2019 prevedeva proprio la formazione degli studenti della TICOVE, in modo che loro poi siano capaci anche di raccogliere i nostri vettori e raccogliere i vettori, di identificarli in collaborazione chiaramente con noi. Quindi la strada è ancora lunga. Questa è un'immagine di un ponte di legno che scricchiola tutto. Quando ci passiamo con l'ambulanza, sempre insomma un po' a paura, c'è chi scende e lo fa a piedi, e sotto c'è uno strapiombo con un fiume, però poi superato questo ponte si arriva a una comunità bellissima, che è Sant'Antonio del Parapetì, e si viene ripagati insomma di questa della fatica anche del timore. E quindi ecco, insomma, la strada è lunga, come diceva il libro del 2010, Bengue, che è una parola guarani che significa proprio piano piano faremo tante cose anche in quest'area. E concludo con i ringraziamenti sentitissimi. Chiaramente ora mi metterò a piangere, perché chiaramente Gabriella ci tengo tantissimo per questa eredità che mi ha dato, e ringrazio tutto il gruppo di Firenze, Alessandro, Michele Spinicci, Maria Stromaia e Mimmo Roselli, perché mi hanno supportato e introdotto, ripeto, di nuovo in Bolivia. Ringrazio Padre Tarcisio e anche Francesco Cosmi, che è l'attuale direttore del Comitato di Salute. Ringrazio Fabio perché mi ha trascinato in Bolivia, mi ha fatto innamorare della Bolivia, e quindi ho lasciato i miei figli qui per andare in questo posto meraviglioso. Però ecco, dalla Bolivia, come dicono tutti, si torna sempre più ricchi, si torna ricchi di un bagaglio umanitario che poi si trasferisce ai nostri figli che vivono in realtà completamente diverse e che per loro è sicuramente molto importante. Quindi ringrazio ancora la SOGVA per avermi dato l'opportunità di illustrare questa nostra bellissima esperienza. Grazie. Grazie. Grazie Simona. Tante che devo questo problema. Soprattutto per l'entusiasmo e per l'empatia, perché veramente hai trasmesso, dovremmo farla sentire a molti questo intervento. Oltre che per il contenuto scientifico, ma soprattutto per la forza umana che mi ha colpito veramente. Penso che quest'anno di stacco a causa Covid ti abbia pesato. Molto, molto, perché abbiamo tante cose da fare lì. No, io sono stata veramente entusiasta da questa esperienza, e ho detto che il lavoro che voglio fare con il futuro, applicare la nostra conoscenza della psicologia umanitaria, quello sarebbe il massimo per me. Vediamo se no,
È perfetto, capisco perfettamente, mi è mancato non andare né in Africa né in Vietnam quest'anno, lo sto pagando veramente, non pensavo di pagarlo in questa maniera, ma vedo questo entusiasmo, ripeto, questa presentazione era da registrare, da presentare a molti nostri colleghi per capire dove ci può portare il nostro lavoro. Grazie davvero.